Vaccaro Elettroimpianti. Accendi la tua luce. Prima, via Orazio 73, Napoli. Veneroso Gomme Moto è a Napoli, in via Piedigrotta 21-22. Moto e Moto, a 100 metri dall'uscita tangenziale Barcaturo. Ed eccoli qua, i piloti della S9, oggi qui al circuito nazionale del Volturno. Vince Domenico Pasquarella, velocissimo, complimenti, sei quasi di una categoria superiore. Devo ringraziare i miei amici Pippo e Maurizio che mi hanno aiutato a fare la mia prima gara e sono molto contento. La pole invece l'aveva conquistata il nostro amico Pippo Carluccio, sì, complimenti, sì, sì. Comunque hai fatto anche tu due belle manche. Sì, sì, due belle manche, due secondi posti, la pole che mi mancava fondamentalmente e manca ancora il primo posto, però magari l'anno prossimo... Sì, arriverà. Speriamo che arriva, sì, certamente arriverà. Dai. Un saluto alla Comote, ragazzi, Frenna Diretto, che sono stati veramente supporter notevoli. Perfetto. Terzo gradino del podio invece per Gennaro De Simone, che la sua KTM ha cercato di stare là, comunque l'importante è divertirsi, no? Sì, quello è l'importante, partecipare, divertirti e ritirarti tutti interi. Magari con un po' di allenamento in più si riesce a fare qualcosa di meglio, eh? Certamente, ci vuole un po' di tempo. Allora, S5 se la giudica quest'anno, oggi, ma anche comunque soprattutto quest'anno, il nostro Valentino Pupaioli, guidato sempre da questo Daniele che è in calza, eh? Senza di lui, col suo aiuto su tutto, ci ha portato alla vittoria. Anche il mio compagno Fabio da Scienzo ha fatto terzo in campionato, sempre grazie a lui. Questa pista è veramente da internazionale, veramente una bellissima struttura che è stata rimessa a posto. E merita davvero, secondo me. Con Andrea Paoloni che nella S4 oggi si aggiudica l'assuta di giornata. Quest'anno che cosa è mancato per poter battere un Emanuele Macchiello che comunque è stato sempre in palla? Diciamo che lui è un buon pilota, è cresciuto mano a mano, è sempre cresciuto e io diciamo che non ho fatto due gare e non l'ho fatta in regionale. Comunque sia sarebbe stato sempre difficile batterlo perché è un buon pilota, è cresciuto molto quest'anno e... Io comunque sì, ho puntato più a fare la Coppa Italia all'italiano perché mi piace insomma vedere tutte le piste in modo di far bene l'anno prossimo. Come è andata lì? E l'italiano settimo sono arrivato, però quest'anno l'ho presa come per vedere tutte le piste e controllare insomma come è la situazione e poi far bene l'anno prossimo. Allora, avversari in pista ma tanto amici invece nel paddock, Edoardo Agenti e Lorenzo Promutico. Faccio la domanda a ciascuno. Innanzitutto parto da lui che oggi è arrivato secondo e anche caduto nel tentativo di recuperarti. Edoardo, innanzitutto la pista... La pista è una bella pista, è molto difficile però da imparare e è stato difficile stare appresso a Lorenzo e ho provato a passarlo ma sono caduto, però mi sono divertito molto. Diciamo che quest'anno ti accontenti del titolo italiano e secondo nel centro-sud, ok? Sì, 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 sì. Perché Lorenzo si aggiudica la gara di oggi ma soprattutto anche il trofeo del centro-sud Italia e sei vice alle sue spalle nell'italiano. Che cosa hai mancato per batterlo nell'italiano quest'anno? Purtroppo non ho avuto costanza soprattutto nelle prime gare e quindi purtroppo è andata così e ho tentato di recuperare ma non ho potuto più farlo perché comunque lui è stato sempre costante e quindi è andata così, dai. Diciamo che comunque si chiude in bellezza la stagione con questo titolo, no? Del centro-sud. È un riscatto così in modo che sa sempre che ci sta qualcuno che gli munge del fianco. Mi raccomando, continuate così, mi raccomando, a essere amici nel paddock perché il nostro è uno sport di esempio. Rivali in pista ma amici nel paddock, ok? All'anno prossimo? All'anno prossimo, sì. Ciao. Oggi due gare difficili per Paola perché nello stato secondo due volte. Direi anche tre. Disastroso, sì. Sono caduta in gara 1 e ho provato a riaccendere la moto ma non ce l'ho fatta. Alla fine non respiravo neanche più e quindi ho dovuto desistere. Gara 2 ho avuto un po' fretta di superare Giulia che era davanti e ho fatto un errore e sono veramente incappata in un brutto incidente, diciamo, e quindi è andata così. Però queste sono le gare. Invece Giulia, devo dire, miglior tempo rispetto a te, sempre in palla, delle traiettorie sempre molto rotonde, ci ha molto sorpreso e oggi hai portato a casa la Coppa di Germania. Sì, allora mi dispiace tanto per Paola perché diciamo che in tutte e due le manche è caduta sul più bello e stiamo veramente dando vita a due belle gare, peccato, mi dispiace, io ero concentrata e sono contenta così. Dalla città di Sassi Matera Luca Ciaglia viene qui a vincere per la seconda volta il trofeo, se non sbaglio. Ho vinto il trofeo Motor Sannio, questa è la prima volta nel trofeo Centro-Sud, sempre nella stessa pista qui di Limatola. Però avevi già corso qui nel Centro-Sud. Sì, sì, sì. A Battipaglia ho seguito un'altra gara, però purtroppo non ce l'ho fatta a seguirlo tutto
perché comunque seguo anche l'italiano, c'erano concomitanze, quindi non ce l'ho fatta. Diciamo che avresti detto la tua nella S1, che ci sono piloti sicuramente di un certo spessore, ci sono stati Porfiri, Monticelli, però magari facendolo tutto avresti potuto portare a casa il titolo. Ci avrei provato sicuramente, però con quei piloti di quel calibro ci avrei provato. Complimenti Luca, alla prossima. Grazie a voi, ciao.